Buongiorno raga, buon sabato. Come sentite dalla mia voce, mi sono proprio appena alzata. C'è il sole che entra dalla stanza, quindi sono molto felice perché forse, speriamo, sarà una bella giornata di sole. Sono le 9:30, oggi è un po' tardino rispetto a quando mi sveglio di solito, perché ieri sono andata a letto alle 3, perché sono tornata in generale tardi da una cena che avevo con un'amica. E poi dopo ho lavorato, ho editato il video che devo programmare oggi per domani, perché domani parto, e quindi sono andata leggermente tardi, più erano giorni che mi alzavo alle 6 per andare in palestra, quindi avevo bisogno di dormire, vi dico la verità, se non avessi un miliardo di cose da fare, dormirei anche adesso, ma è giunto il momento di alzarsi, di tirarsi su. Ora vado come sempre a fare skincare e poi colazione perché ho già fame. Tra l'altro, non so se notate che manca la borsa dell'acqua calda perché è stata levata perché inizia a fare caldo. In realtà fa caldino anche per questo, però non me la sento ancora di levarlo. Skincare of the day, in realtà di questo periodo che sto amando. Questi qui di neutrogena nuovi, e poi mi è arrivata da un paio di giorni che sto testando questa qua di Byoma, che credo si pronunci così, che è un pack raga pazzesco, che mi ha mandato Sephora. E quindi sì. In questo periodo non fate altro che chiedermi come preparo la mia colazione, cosa ci metto. E il motivo per cui non sto andando nello specifico di questa cosa, anche se vorrei, perché ve lo giuro, ho scoperto la colazione della mia vita. So che lo dico spesso perché comunque a me il cibo piace tutto, quindi ogni volta che mi appassiona a qualcosa di nuovo sono felice e vorrei mangiarlo per sempre. Però vi giuro che questa combo che adesso faccio è la perfezione perché mi tiene sazia per tutta la mattinata e non mi appesantisce, è buona, è fresca, va bene anche per l'estate. Quindi guarda, guarda, guardate, vi farò sicuramente un What I Eat in a Day a breve. Ve lo volevo fare oggi, però poi ho pensato, ma no, oggi gli faccio un vlog. Quindi ecco, arriverà, non vi preoccupate. Dunque, è vero che oggi ho un sacco di cose da fare, però ricordo a tutti che è sabato, quindi mi devo un attimo sedere. Ve lo giuro, ho fatto tutta la settimana colazione di corsa, perché è stata una settimana infernale. Quindi mi merito oggi di stare seduta, mi vedo 10 minuti della prima puntata, anzi prime, credo ne siano uscite due, di Call My Agent che è uscita ieri, la seconda stagione, mi riposo 10 minuti e poi faccio tutte le cose che, cioè inizio a spuntare la checklist. Come sempre caffettino, questa volta però espresso semplice con sempre un po' di latte e poi questa è la cosa di cui vi parlo, ma vi ripeto, di questa parleremo anche di quando ci metto la frutta, non vi preoccupate. Buongiorno ufficiale, oggi è sabato 23 marzo, sono le 10 e un quarto, io sto finendo di bere il mio caffè, ma la parte da mangiare purtroppo l'ho finita. Adesso mi metto a sistemare un attimo la cucina perché ho da svuotare la lavastoviglie e mettere un po' a posto e pulire, sistemare le cose nuove, insomma, cose nuove che ho sporcato intendo. E poi mi inizio a sistemare, a dare un senso a questi capelli, mi trucco, mi vesto. E a parte sistemare delle cose in giro per casa e credo di dover fare anche la lavatrice, sono ancora indecisa, ora ci penso se farla quando torno o oggi. Quando torno dico perché domani parto, vado a Milano 2 giorni, cioè domani che è domenica, partiamo, ragazzi, partiamo alle 8 del mattino di domenica, quindi significa che mi devo alzare tipo alle 5 domani. Ancora non ho realizzato questa cosa. Andiamo a Milano un paio di giorni, dico andiamo, cioè io e Ali ovviamente, quando uso il plurale c'è Ali di mezzo, e dobbiamo andare perché domani dobbiamo lavorare a un progetto di domenica e lunedì invece dobbiamo registrare 2 puntate del podcast di Mia Talk, quindi saranno 2 giorni molto molto intensi e lunedì sera tardi torniamo. Martedì iniziano altre 3.000 attività. Io oggi ho un sacco di cose da fare perché ovviamente stando via al weekend, che di solito è l'unico momento che ho per prendermi cura di casa e tutto, è tosta, in più devo preparare un sacco di cose, devo studiare dei libri che mi hanno dato a studiare per un nuovo progetto lavorativo a cui mi sto interfacciando, mi devo preparare le domande alle interviste, insomma dobbiamo fare veramente, cioè dobbiamo, io oggi devo fare un sacco di roba. In più sto aspettando dei pacchi che non vedo l'ora che mi arrivi, no, non vedo proprio l'ora, sto controllando ogni 3 secondi a che punto sono su Amazon. Sono 2 cose che ho comprato ieri, una cosa era nel carrello da tipo 3 mesi. L'altra invece è uscita ieri, poi vi faccio vedere quando arriva,
E poi vi devo far vedere una cosa che mi è arrivata, ma di questo ne parliamo dopo. Poi ovviamente devo fare la cosa che detesto più di tutte, ovvero preparare la valigia. Quindi insomma è una giornata molto tranquilla, molto casalinga. Questi giorni non sono mai stata a casa, quindi oggi starò a casa. Quindi starò a casa tutto il giorno, tranne per stasera che vado a vedere la prima puntata del serale di Amici dai miei genitori. È tradizione, io la prima puntata del serale l'ho sempre vista con i miei da sempre, quindi devo andare da loro, però me ne vado via prestissimo perché domani devo alzare alle 5, non posso tornare alle 2 quando finisce Amici. Quindi sì, giornata tranquillissima in cui mi occupo delle cose di casa, lavoro, faccio valigia e apriamo dei pacchi. Uno che mi hanno inviato, che ho strillato, ma di questo ne parliamo dopo, e poi due che ho comprato io ieri. Allora, io nel frattempo mi sono truccata, molto leggera, fatta un po' i capelli, in realtà solo sistemati e vestita. In realtà sotto ho un pantaloni da casa del pigiama, in realtà molto caldi, un body bianco e questo che in realtà lo vorrei mettere sopra, ma sopra ho troppo caldo, così sto invece in grazia divina, quindi lo terrò ancora un po' su ed è una felpa semplicissima di H&M. Fatto sta che ieri mi è successa una cosa assurda, meravigliosa, bellissima e vi ho appena registrato delle stories per raccontarvela, però vorrei raccontarla anche qui nel vlog sia perché vorrei che rimanesse, sia perché ovviamente le stories magari non riescono a vederle tutti e io invece vorrei che questa cosa rimanesse negli anni sul mio canale. Allora, vi devo fare una premessa però, soprattutto a voi di YouTube che magari non avete seguito la storia. Allora, in generale io sono una grande fan del mondo Nintendo, ma da sempre. Io ho avuto tutti i dispositivi Nintendo nella mia vita, Nintendo DS, cioè ho avuto la Wii, poi ho avuto la Switch Lite, poi ho avuto la Switch normale, quindi io ho avuto la qualunque e ho avuto anche praticamente tutti i giochi, specialmente del mondo Mario, perché proprio, cioè, è nel mio cuore, ci sono cresciuta e ancora oggi io gioco tantissimo con appunto la Switch e ho pra quasi tutti praticamente i giochi del mondo Mario. Questa premessa cosa c'entra? C'entra col fatto che ieri io mi ero segnata da mesi che sarebbe uscito il nuovo gioco Princess Peach Showtime, che è appunto un gioco che vede come protagonista per la prima volta la principessa Peach, che è il mio personaggio preferito. Me l'ero segnato da mesi, in più qualche tempo fa voi mi avete detto, cosa che io non sapevo, che insieme a questo gioco sarebbero usciti in occasione dei controller nuovi per la Nintendo rosa. E vi giuro che dopo avermi sentito lamentare tante volte del fatto che i controller della Switch, ovvero quello rosso e quello blu classici con cui la si compra, diciamo, nella versione base, io li trovo bruttissimi, mi avete detto: Marti, il 22 escono insieme al gioco, prendili. E quindi io mi sono segnata anche questa cosa. Infatti, ieri mattina alle 9, appena tornata dalla palestra, io mi sono subito comprata i controller perché erano la cosa che volevo più di tutte ed è anche quella che sto aspettando stamattina che mi arrivi. Ecco perché sono così agitata e contenta. Mentre il gioco volevo aspettare un po' ad acquistarlo perché me lo volevo autoregalare come regalo, diciamo, di Pasqua. Al posto dell'uovo mi volevo fare il gioco, visto che cadeva in concomitanza, però non lo volevo comprare già ieri, perché se l'avessi comprato ieri mi sarebbe arrivato oggi e io avrei già iniziato a giocarci, perché chi aspetta una settimana, capiamoci. E invece io volevo aprirlo proprio, iniziare a giocarci proprio il giorno di Pasqua, perché sono un po' una bambina dentro in queste cose, quindi mi volevo fare un regalino. Quindi ho detto aspetto ad acquistarlo, anche perché domani sarei partita, quindi l'avrei acquistato oggi, poi non ci avrei potuto giocare domani, manco lunedì, poi torno a una marea di cose da fare, quindi ho detto dai, te lo regali per le vacanze, diciamo per Pasqua e Pasquetta. Questo era il piano, quindi ieri non l'ho acquistato. Va bene, ieri sera torno a casa, vado a ritirare i pacchi e trovo un pacco di un mittente che non conosco, con cui non... che non conosco. E vi faccio un'altra premessa nella premessa, che ho già anche raccontato nelle stories. Quando gli influencer vi dicono che non hanno idea di cosa gli arriva, è verità, perché soprattutto se sei in un'agenzia, non sono io che mi occupo della parte commerciale, quindi io non ho idea dei pacchi che mi arrivano, ma proprio mai. Ovviamente in generale c'è una linea, cioè non è che mi arrivano a casa cose che ne so. Per fare sci, per sciare o cose per fare, non lo so, surf, perché io non faccio né surf né scio. Quindi comunque sono cose inerenti alla persona che potrebbero piacerle, però effettivamente il pacco che ti arriverà a casa tu non lo sai praticamente mai, a meno che non sia una collaborazione pagata insieme, quindi ovviamente i prodotti vanno testati, eccetera. Se no, io non ho mai idea. Quindi non sapevo che cosa mi sarebbe arrivato. Mi arriva questo pacco, ve lo prendo. Il pacco in questione è questo, di questo bellissimo color Tiffany e aveva davanti questo fiocco rosa, quindi guardate proprio a livello estetico bellissimo, solo che non so perché a me sembrava una cosa da mangiare, cioè mi dava l'idea di una cosa pasquale, tipo non lo so, un uovo, una colomba, perché a volte ogni tanto arrivano, sono tipo i miei pacchi preferiti, quindi ho detto ma magari sarà un'altra cosa. Ovviamente lo apro subito perché penso, metti che si rovina, lo devo mettere che ne so, in una zona fresca che non prenda caldo, ma che non prenda nemmeno troppo freddo, eccetera. L'ho aperto così per capire che cosa fosse. Lo apro e quello che mi trovo davanti è questo. Immediatamente trovo questo all'apertura della scatola e lì urlo. Urlo perché mi rendo conto che è un pacco da Nintendo che contiene il nuovo gioco. Giuro, voi non avete idea di quanto ho urlato, non lo potete immaginare. Mi dispiace non essermi filmata, ma non avevo idea e quindi non ho il video di me che
faccio la sorpresa, perché non lo sapevo, se no cavolo mi sarei filmata, perché non avete idea delle sceneggiate che ho fatto, penso anche di essermi commossa. Non ho mai collaborato con Nintendo, questa è la prima volta, quindi sono proprio in grazia divina. Vi faccio vedere cosa ho trovato, innanzitutto il gioco. Raga, io no, felice, di più. Alla fine il regalo di Pasqua me l'ha fatto Nintendo, cioè io felicissima. Non vedo l'ora di giocarci, infatti mi dà fastidio perché oggi devo fare un sacco di cose, ma 10 minuti almeno lo voglio assolutamente provare. E poi, come se non bastasse, all'interno c'erano anche questa bellissima borsa dedicata sempre al gioco Peach. Infatti, come potete vedere, c'è Peach in mille varianti diverse, vedete? Bellissima, questa carinissima, secondo me sia tipo per la palestra magari in estate o meno cose, oppure per andare a fare la spesa, per il mare, cioè questa è perfetta per un sacco di occasioni, bellissima. E soprattutto poi c'era un'altra scatola in cartone e all'interno ho trovato una tazza non semplice, eccola, con la principessa Peach, dentro celeste, fuori rosa. Stupenda, questa per il caffè, ora la metto subito a lavare oggi, insomma dopo la lavo a mano così la posso subito utilizzare. Oh vabbè raga, non avete idea di quanto ho urlato, questo è stato un momento già glorioso. In questo preciso istante sto programmando il video per domani, perché visto che non ci sono e non avrò tempo domani di farlo, lo devo fare per forza oggi, quindi mi metto appunto a programmare il video per domani. In realtà è la cosa che ho finito di editare alle 3 di notte, quindi stavo riguardando se ci potessero essere degli errori, visto che insomma potevo non essere molto lucida, non mi pare, quindi insomma sto esportando e poi programmo per domani, poi pranzo perché ho già fame. Ora pranzo proprio al volo, mi sono fatta le uova che stavano per scadere, sarebbero scadute questi giorni, quindi dovevo assolutamente consumarle, quindi uova che ho condito con noce moscata, pepe e sale, buonissime, poi sotto del pane pan carré, e poi dei pomodorini conditi con olio e sale. Suonato il corriere un attimo fa, ho preso il mio pacco, eccolo qui, l'ho anche di corsa aperto, non ho guardato bene cosa ci fosse dentro, solo mi sono assicurata che ci fossero le due cose che ho comprato, più che altro perché avete presente quando vi sembra andare tutto troppo per il verso giusto e dite c'è qualcosa che non va? Ecco, mentre stavo sistemando, acchittando questo set per registrare questa ripresa, ho detto senti fammi aprire, non me lo fa scoprire in diretta se per caso c'è qualcosa dentro che non va, se si sono sbagliati, non lo so, una sensazione strana, anche perché non so se mi seguite su TikTok in caso recuperate. L'altro giorno vi stavo facendo un haul delle capsule che avevo comprato da Nespresso e mi sono resa conto che invece di 10 astucci che avevo comprato ce n'erano 9 e mi è preso un colpo. Se avessi controllato prima sarebbe stato meglio, visto che mi è preso un accidente proprio in telecamera, quindi ho voluto prima controllare. C'è tutto, adesso invece ce lo godiamo in relax, non ho aperto niente, solo controllato che ci fossero le due cose che ho preso. Prima di farvi vedere cosa ho preso, anche se una delle due ve l'ho già spoilerata, vi dico che esattamente come tutti i miei video Amazon Finds, vi lascio qui sotto nell'info box il link diretto alle due cose che vedrete. Vi lascio anche il gioco di Peach se vi dovesse interessare, così lo trovate subito. Allora, pesa abbastanza, infatti penso di doverlo posare poi. Allora, prendo prima la cosa che di cui vi ho già parlato, più piccolina. Ta-da! Sto parlando di loro, ovvero i miei amati joystick per la Nintendo Switch. Ora, io sono molto preoccupata che non siano di questo bel rosa, anche perché ieri ho detto proprio questa cosa, cioè che spero che siano rosa come sembrano dallo schermo del computer, da come sembravano dalle foto, e non siano di un brutto rosa, perché li ho desiderati talmente tanto che a questo punto devono essere esattamente come me li immagino, anche perché una ragazza tra voi che li aveva già, non so se li ha presi magari in negozio ieri, mi ha detto che non, il colore non era esattamente quello che si aspettava, quindi sono terrorizzata di aprirli, ma andiamo a vedere se il colore è come me lo aspetto io o meno. Allora, così non riesco a capire, devo tirarlo fuori e levarlo dalla plastica perché tutto inganna. Vi dirò, potrebbe essere esattamente come me lo immaginavo. È stranissimo, è una punta di rosa. No, dai, è bello. No, ok. C'è stato un secondo che tra le due plastiche mi sembrava un rosa non il massimo, invece è bellissimo, raga. Bellissimo, esattamente come me lo immaginavo. Adesso tiro fuori anche l'altro. Ta-da! Guardate che bellini. No, la colorazione è perfetta, direi.
Proprio bellissima, esattamente come me li aspettavo. E poi ci dovrebbero essere i due laccettini. Ecco, uno e due. Alla Switch si può giocare fino a 4 giocatori, però ovviamente servono 4 di questi cosi, io ce n'ho soltanto 2, quindi per esempio quando eravamo, che ne so, quando viene Lorenzo da me e ci sono magari anche i miei genitori, non possiamo mai giocare in 4. Se vengono le mie amiche, di solito non siamo mai 4, ma 3 almeno sì, e comunque non potevamo giocare, quindi insomma era un acquisto che in realtà meditavo da un sacco di tempo, però i colori non mi piacevano mai e quindi ero sempre indecisa se prenderli o meno. Adesso che sono usciti questi rosa, poi vi lo giuro, probabilmente è una fisima mia, però io li volevo tutti e due dello stesso colore, perché per adesso Nintendo ha sempre fatto uscire due joystick, ma di colori diversi. Ad esempio quelli di Animal Crossing erano carinissimi, uno celeste e uno, non mi ricordo se giallo o verdognolo, comunque molto belli, ma io li volevo o due celesti o due verdi, uno e uno non lo so, non mi ispira. Finalmente ha fatto un'uscita dove i due sono uguali, quindi ovviamente l'ho dovuta prendere. Li adoro. L'altra cosa che ho preso non c'entra niente col mondo Nintendo, ma anzi è una cosa per la cucina. Dovrebbe essere un set di utensili in silicone, appunto, da utilizzare in cucina. Il problema è che li ho presi di un colore ben specifico e qua non c'è niente che mi faccia dire ok è quel colore, quindi ci potrebbe essere l'effetto sorpresa che hanno sbagliato. No, è giusto. No, però per questo mi sa che è meglio che mi sposti sul tavolo della cucina, perché ho paura, ovviamente, che colore è rosa, avevamo dubbi, non penso, mi metto sul tavolo della cucina. Comunque, eccomi pronta. Allora, tiriamo fuori pian piano. Wow! Ah, era posizionato benissimo, io donna di poca fede, è tutto ben imballato e posizionato nel contenitore. Così è come si presenta. Ci sono, non mi ricordo quanti, utensili da cucina di vario genere. Ce n'erano alcuni che proprio non avevo e volevo assolutamente. E poi c'è anche questo che li permette, insomma, il portautensili. Allora, aspettate. Questo, molto bellissimo. Ovviamente devo andargli a dare una lavata, quindi non li useremo subito. Ah, questo per misurare. Uno grande e medio e uno piccolino. Questi qua per prendere le misure, carinissimo. Sopra c'è anche scritto da quant'è, ma vabbè, fantastico raga, non so se lo vedete in controluce, ma qua ci sono le misure. Perfezione. Poi, questa non so cosa sia, devo capire, ma andiamo a testare questi. Ah, questo mi piace. Ah, morbidissimo, perché sono qua in silicone morbido ma resistente al calore, bello resistente, qua invece è in oro rosa il manico, molto comodo, carino. Allora, ovviamente non posso dirvi a livello di resistenza al calore come mi sembrano, perché non lo so. Vi posso solo dire che a livello di tatto sono belli pesanti e soprattutto belli presenti a loro stessi, cioè non sembrano una poracciata così a 5 centesimi, anzi. E poi c'è questo, anche questo bello resistente, non una poracciata devo dire. Allora, ora ce li provo a mettere tutti dentro e voglio vedere se li trovo un posto qua in cucina. E poi ovviamente li andrò a lavare per prima di utilizzarli, chiaro. Ripeto, vi lascio il link sotto perché questo è meraviglioso, me lo chiederete per sempre, sono certa. Sinceramente non so stare con le mani in mano e quindi ho provato a fare dei cambiamenti qua. Non so se vi ricordate, ma prima c'era questa che stava di qua. Qui ai lato c'era una serie di cose per il caffè e questa stava di qua. E questo ovviamente non c'era. Quindi adesso l'ho spostato così. Che dite? Posso dire che a me non dispiace? Anzi, lo trovo molto molto carino, molto più ordinato di prima, però ci devo pensare, questi vanno lavati, ve lo ripeto, e li ho messi solo lì per vedere e devo un attimo capire se sto comoda così. Non mi dispiace. Ecco, qui nella credenza, questa qui, ho messo le cose inerenti al caffè, che prima stavano a destra della macchinetta, attaccate al muro. Quindi le capsule, lo zucchero, le cannucce, insomma, quelli che servono per rendere il caffè più dolce e saporito, quindi al caramello e alla vaniglia. Questi che sono una novità, questo vabbè che è per Pasqua e così. Che dite? Allora, volevo andare ovviamente a provare il gioco, 2 minuti perché poi veramente mi devo andare assolutamente a fare la valigia. Questi sono quelli in dotazione quando la compri. I due coniglietti ce li ho messi io perché li trovo veramente orrendi questi due joystick. E quindi
cioè se potessi utilizzare sempre questi qua, cioè già un'altra cosa, ci stiamo capendo? E in più servono anche per giocarci con qualcun altro. Ben venga, posso dire, ci voleva tanto? Un'altra console. Un'altra console. Non so se fungono subito, li devo tipo, come dire, sono già sincronizzati. No, vabbè. Il fatto che è calata l'oscurità ed è diventato nuvolo, vabbè, non badiamoci. Bellissima, bellissima così la Switch, raga. Se eravate indecisi, io ve li straconsiglio. Allora, vi dico che dal vivo sono un pelo più caldi di come sembrano in telecamera, perché adesso sembra tutto molto fredda l'atmosfera. In realtà sono un pochino più caldi, sono proprio proprio bellini. Mi piacciono un sacco, così la Switch è decisamente più bella. E il gioco, ovviamente, non so dirvi com'è perché l'ho letteralmente appena appena cominciato. E però non vedo l'ora di giocarci, non vedo l'ora che sia martedì, non vedo l'ora di tornare da Milano così ci posso giocare. No, martedì vi giuro mi ritaglio un'oretta nel pomeriggio e testo bene il gioco e poi così la Switch è irresistibile, quindi sono proprio 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 contenta. Ok, adesso abbiamo scherzato, ci siamo divertiti, basta. Allora, raga, la situa è questa. Io praticamente ho finito di fare la valigia, o meglio, la valigia è ancora vuota perché le cose ce le vado a mettere stasera proprio all'ultimo in modo tale che non si rovinino. Però sono certa che entrino perché innanzitutto non ho scarpe di ricambio e già solo quello fa sì che praticamente la valigia sia vuota e poi non ho tantissimi vestiti perché comunque stiamo una notte. Quindi ho preparato i vestiti per domani con cui mi vesto. In generale per la giornata e domani non devo fare i cambi perché nessuno mi deve vedere. Beh, non è che nessuno mi deve vedere, però non dobbiamo fare registrazioni né niente, dobbiamo fare un altro tipo di lavoro, quindi semplicemente devo essere vestita, punto. Ma vado tranquillamente in tuta. Invece, per quanto riguarda lunedì, abbiamo due registrazioni del podcast, anzi del podcast, e quindi ovviamente devo avere due outfit diversi. Ho deciso di mantenere il pantalone, quindi in realtà ne porto solo uno, cambio soltanto il sopra, quindi comunque la valigia so che entra tutto tranquillamente, anzi, resterà anche un sacco di spazio, per cui metto tranquillamente via tutto stasera. Mi è vuota, ma sostanzialmente ho tutte sul tavolo spalmate le cose che devo metterci. La cosa che devo andare a fare adesso invece, ed è il motivo per cui ho il pigiama, perché so che qualcuno di voi dirà: Marti, perché stai in pigiama? So, ma sei del pomeriggio che stai a fare in pigiama. Allora, la questione è questa: mi devo andare a fare la doccia. Voi direte: perché adesso e non domani? Perché domani, raga, noi partiamo alle 8 della mattina, già mi devo svegliare tipo alle 4 e mezza, se devo anche svegliarmi per farmi la doccia e farmi i capelli, poi doverli piastrare, è come non andare a letto, quindi sinceramente preferisco farmela stasera, ovviamente i capelli intendo. E siccome mi sono cambiata e ricambiata 3.000 volte perché non riuscivo a trovare degli outfit che mi convincessero per le interviste di lunedì, ovviamente alla fine non mi andava di rimettervi i vestiti che avevo prima, ho preferito per il pigiama, tanto adesso insomma mi devo andare a levare tutto e via. Volevo fare solo una veloce merenda con una banana perché sto per svenire, nel senso ho una fame assurda, forse perché mi sono mossa tutto il pomeriggio, ho anche fatto un po' di pulizie, quindi ho bisogno un attimo di mangiare, dopodiché dopo la doccia corro a cena dai miei. Mia madre ha fatto la pizza perché è sabato, quindi sono molto contenta e ci vediamo alla prima puntata di Amici. Ovviamente vi ripeto, io vedrò tipo un'oretta e poi scappo a casa a chiudere la valigia e andare a dormire presto. Qui c'è la borsetta di ricambio nel caso in cui andassimo a mangiare e bere qualcosa fuori. Preferisco una borsa più piccolina rispetto alla grande che porto. Questi sono i vari vestiti. Vabbè, questo era qua perché stavo lavorando. Ferro, roba della skincare, insomma, un po' di tutto. Come merenda oggi mi vado semplicemente a mangiare un frutto, ovvero la banana. Semplicemente perché vorrei fare una merenda più sostanziosa, ovvero quella che faccio ultimamente di solito, che vi giuro ragazzi è buonissima, mi è venuta un'idea, cioè un'idea, non è che sia chissà che cosa, però ultimamente faccio una merenda che mi dà davvero soddisfazione, solo che ci vuole un po' di tempo a prepararla e adesso non ho tempo, che devo correre e farmi la doccia e poi soprattutto non mi va troppo di, diciamo, riempirmi, visto che stasera voglio mangiare tanto perché la pizza mi piace, quella che fa mia mamma. Fatta la mia bella doccia rilassante, adesso skincare, body care, dopodiché mi vesto alla sveltissima e corro a mangiare la mia pizza che mi sogno dalla settimana scorsa. Anzi, no, non è vero, settimana scorsa non l'ho mangiata, quindi da 2 settimane fa. Dunque, update delle ultime ore.
Doccia fatta, valigia completamente finita. Ci ho messo tutto tranne una giacca che metto domani mattina, se no se la metto adesso arriva a Milano che è spiegati, tutta spiegazzata, quindi aspetto. E ovviamente mancano i trucchi e tutta la roba di skincare che ci metto all'ultimo secondo domani mattina, però insomma il grosso è stato messo. Sono andata a cena dei miei e ho mangiato una pizza meravigliosa. Abbiamo visto un po' Amici insieme e poi io l'ho continuato un pochino adesso quando sono tornata a casa, considerate che è mezzanotte. E riconfermo quello che dico ogni anno, cioè che ormai senza le squadre è noiosissimo, raga. Io non ci riesco a seguirlo, proprio mi annoia. Le faide tra professori sono di un cringe e poi sono vecchie. Lo giuro, io non so come sia possibile che sia un programma che è regredito tantissimo. Cioè, è proprio regredito. Cioè, era più avanti 10 anni fa di quanto lo sia ora. In tutto. Nelle ospitate che fa, negli stacchetti che propone, nei quadri, qualsiasi cosa è peggiorata. Stavano meglio 10 anni fa che oggi. E onestamente così è proprio noiosissimo. A parte, vabbè, l'assenza dei quadri di Peparini si sente, però non è quello il problema più grande. Per me il problema più grande è l'assenza dei capitani. Mamma mia, che bella l'epoca di NEC, J-Ax, Emma, Elisa, Morgan. Chi l'avrebbe mai detto che avrà rimpianto Morgan? Eppure, quindi sì, lo seguo, ma non in maniera attenta perché proprio mi annoia. Lo guardo un po' così per i ragazzi, ma basta. Dicevo, è già mezzanotte, io la sveglia alle 5 e un quarto, quindi adesso io vado perché tra l'altro mi è preso un sonno, non so se lo vedete, ma fatico a stare con gli occhi aperti, non so perché. Mi è preso un sonno allucinante, quindi adesso vado a dormire queste 5 ore, sperando di addormentarmi subito. Spero che questo ritorno ai vlog vi sia piaciuto. Ho in previsione di farne un altro abbastanza presto, scusate se vi ho fatto aspettare un po'. Questo era un modo per rientrare nel mood dei vlog, insomma in generale, non so nemmeno se sono più capace. Fatemi sapere come sempre se i vlog di giornate così tranquille vi piacciono, rilassano o vi annoiano. Fatemi sapere. Io vi mando un grande bacio, un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!